sono dovuto riuscire perché devo andare un attimo a fare una commissione, così provo anche la fotocamera, diciamo non è proprio buio ma quasi. Ora chiaramente in questa modalità qui, che in grand'angolo sembra più buio, però se io diminuisco il grand'angolo e metto la soluzione normale, ad esempio così, soltanto che è chiaro che sono più ravvicinato rispetto a prima, quindi dovrei allungare il braccio, chissà, dovrei avere un braccio lungo due volte quello che ho. Meglio lasciarlo in questa modalità qui. Non c'è Santo Festino a quest'ora qui. Vabbè, tanto non è che devo fare tanta strada. Vediamo un po' se mi fanno attraversare qui. Questo è l'orario di punta e la gente torna dal lavoro, infatti è tutto trafficato. Comunque ho notato che quando è freddo anche iniziare e stoppare un video non è immediato. Anche quando interrompo la clip, che clicco il tasto stop, si interrompe dopo qualche secondo. Fatto tutto. E adesso si ritorna verso casa. Allora, prima stavo dicendo che con il grand'angolo cattura meno luce, però se io gli aumenta anche la luminosità, però chiaramente meglio così. C'è un casino di traffico. Vediamo un po' se riesco a attraversare tra una macchina e un'altra senza essere arrotato. Per attraversare questo tratto bisogna avere il patentino nautico, anzi dell'aeronautica. Allora, io direi che anche questo blog, questa prova, diciamo, allo schiarire della luce possa andare, quindi vi saluto, anche perché preferisco tenere le mani in tasca. Questo ghiaccino non è proprio ghiaccio esagerato, però si sta meglio con le mani in tasca. Ciao a tutti ragazzi e spero che vi sia piaciuto anche questo vlog, anche se è stato breve. Alla prossima!